Dove andiamo? Vai! Vai! Sì, ancora una volta Totò al quartiere sanità. 2017 è stato dedicato tutto a Totò, ma non è bastato il 2017, siamo ancora qui. Questo largo intestato con una frase così bella, in una giornata di unità, come solo Totò sa fare, è un messaggio forte di un popolo che ha tante sofferenze ma anche una grandissima ricchezza, una grandissima umanità, una grande genialità, talenti quotidiani, oggi fortemente rappresentati dalla cultura napoletana che va fortissima, a cominciare dalla notizia di ieri per quanto riguarda il cinema napoletano. Quindi Totò continua a vivere insieme agli altri grandi napoletani nella storia di tanti talenti giovanili. Questa è la cosa più bella, vedere ogni giorno tantissimi giovani che attraverso la cultura cercano il riscatto e che decidono di andare in un teatro, in un cinema, in un'orchestra invece che prendere altro tipo di strade. Questa è la grande sfida di Napoli e in questo quartiere devo dire si sta facendo un lavoro straordinario, tutti, dalla municipalità al comune, all'associazione, ai comitati, alle parrocchie, ai cittadini, un grande lavoro che noi sosteniamo. Vabbè, soprattutto diciamo ci siamo divertiti, però il messaggio secondo me che oggi passa è un messaggio importante. Totò ha fatto tantissima beneficenza, ha fatto del bene al suo quartiere quando era in vita. A 120 anni dalla sua nascita, oggi 15 febbraio Totò avrebbe compiuto 120 anni, a 50 anni dalla sua morte continua a donare tantissimo al rione sanità. Largo Totò diciamo è una delle tappe intermedie, abbiamo fatto tantissime iniziative quest'anno, oggi diciamo inauguriamo finalmente una bella piazza degna del suo nome e diciamo tra un mese proveremo a fare qualche altra iniziativa sempre diciamo per ricordare il cittadino più illustre del quartiere sanità. Però il messaggio che continua a passare è questo: Totò in vita donava, dona ancora tantissimo al quartiere sanità. Beh, soprattutto per il suo quartiere veramente, perché questo è un quartiere che merita. Qui nonno ha cominciato da qua, per cui diciamo tutte le persone hanno partecipato anche nei suoi film, perché tutto quello che lui ha preso l'ha preso da questo quartiere, da quando era piccino che camminava nei vicoli come, e ha vissuto, per cui ha portato tutto, comincia da qui, volevo dire che tutto comincia da qui, nel senso ha cominciato la sua vita, inizia qua.